Benvenuti, dicevo, state seguendo questo webinar dal Politecnico di Torino. Il titolo è Quello che non ti aspetti al Politò. Ci troviamo nell'ambito della prima edizione completamente online degli Open Days qui al Politecnico di Futuro, del Politecnico di Torino, nell'ambito di Orientati al Futuro. Salutiamo intanto le colleghe e i colleghi che ci stanno guardando, nonché le ragazze che collaboreranno con me in questo incontro, ovvero Lucilla e Serena. Buongiorno a Salutiamo la tutti. community di Facebook. Molto bene, e appunto adesso iniziamo ad addentrarci un pochettino nel tessuto di questo webinar, proprio per andare a esplorare il motivo e analizzare quello a cui facciamo riferimento. Come dicevo, ci sono con me Lucilla Battista e Serena Prano, che sono ex borsiste o borsiste in corso nel caso di Serena, con esperienze che arrivano fino alla radiofonia nazionale, poi lo scopriremo. Torniamo invece un attimo al titolo che vi dicevo, quello che non ti aspetti al Politò, ovvero al Politecnico. Magari qualcuno di voi si sarà domandato cosa non ci si può aspettare in un Politecnico. La risposta è magari fornita, se ci state guardando con un po' di attenzione, da quello che c'è attorno a me, ovvero una radio assolutamente web. Magari qualcuno di voi l'ha già sentita, qualcuno le segue, qualcuno segue l'FM, altri no. Ma noi esistiamo ed esiste al Politecnico una radio con queste caratteristiche. Quindi mi raccomando, adesso potete già andare magari anche a scoprirla e esplorarla seguendo il nostro sito che è www.ondequadre.polito.it, mentre ci potete ascoltare o lo seguirete dopo. Ma soprattutto io voglio anche dire in questo momento ai ragazzi che ci stanno seguendo sia da Facebook che attraverso la piattaforma, se hanno domande, se avete domande da farci, da porci in merito a curiosità su come si svolge la collaborazione con noi, che cos'è Onde Quadre se non avrete capito, tutta una serie di domande alle quali noi nella parte finale di questo webinar andremo a dare, speriamo, risposte esaustive e vorremmo esservi così più d'aiuto. Faccio ancora una brevissima presentazione di me per contestualizzare magari un po' meglio anche ciò che vedete e quello che è la web radio. Io mi chiamo Alessio Serra, lavoro presso l'ufficio multimedia qua al Politecnico di Torino e come ufficio ci occupiamo di numerose attività legate anche a progetti e al video e la radio che esiste dal 2005 è una delle attività che fanno riferimento a noi come ufficio e come struttura. Onde Quadre, ci tengo a sottolinearlo se magari all'inizio vi sia sfuggito, è la web radio ufficiale del Politecnico di Torino. Non sto a ripeterlo, ma lo ripeterò dai ancora una volta, lo slogan è proprio quello che non ti aspetti. Quindi noi insistiamo molto su questo tema rispetto al Politecnico di Torino. Approfitto sia per salutarla, sia per ricordare e menzionare soprattutto che tra i partecipanti di questo webinar c'è anche Monica Cavaliere, ve la nomino perché è la responsabile dell'ufficio multimedia presso il quale lavoro, è chiaramente responsabile anche del progetto di Onde Quadre e praticamente con me è l'altra figura di riferimento della web radio. Sono queste due figure fisse, diciamo così, perché noi lavoriamo al Politecnico, non ruotiamo come invece gli studenti con borse di studio e noi siamo le figure di riferimento. Come avrete magari già capito, c'è un po' di struttura in Onde Quadre. Non so se adesso non vi spaventate se magari vedete questa organizzazione che vi ho già dato un po' come scansione anche nel tempo di cose che diciamo e che facciamo. Però è una radio strutturata perché c'è un criterio dietro a tutto questo, perché essendo una radio deve avere il suo palinsesto e deve avere quindi un funzionamento e uno svolgimento che vada a coprire tutti i giorni. Noi esistiamo sul web tutti i giorni, 7 giorni su 7, per 24 ore al giorno, chiaramente alternando i contenuti nostri prodotti da noi, contenuti che semplicemente ci vengono proposti e che noi trasmettiamo sui nostri, veicoliamo sui nostri canali e la musica, ma soprattutto perché le vedo già un po' lì che scalpitano anche nella diretta, so che ci sono la parte fondamentale del nostro lavoro, sono poi gli speaker e i registi, ovvero l'apporto che ci viene fornito dai ragazzi che seguono, che lavorano e che partecipano al progetto. Sono stati tantissimi in questi anni, dal 2005, ne abbiamo veramente tanti, e infatti ci teniamo anche a ricordarli e a considerarli nella sezione staff
del nostro sito, e sono tutte esperienze personali. Noi speriamo felici, speriamo esperienze comunque che diano e che abbiano dato un apporto umano, anche se non solo formativo, ma insomma un'esperienza che abbia aiutato un pochettino a crescere, e per qualcuno di voi lo possiamo anche dire che abbiamo visto un cambiamento, una crescita anche umana, e da un lato adesso può far sorridere, ma è così, insomma c'è un percorso e oltre al quale c'è una maturazione, una crescita, e anche si vede che c'è l'apprendimento e una vera e propria esperienza. E infatti adesso proprio parliamo, perché ormai qui abbiamo, diciamo così, una matricola che è serena tra i nostri borsisti più recenti. Abbiamo invece Lucilla, che ormai ci ha lasciato da qualche anno, ma è stata una nostra, possiamo dire, veterana. Lasciamo raccontare anche un pochettino, lascio soprattutto raccontare un pochino a voi. Prego Lucilla, raccontaci un po'. Intanto buongiorno a tutti, mi presento, grazie Alessio per la presentazione. Io sono Lucilla Battista e sono un'ex studentessa del Politecnico di Torino, ho studiato architettura. E come diceva Alessio, appunto, la partecipazione alla radio avviene tramite delle borse che si vincono, ed è proprio una collaborazione lavorativa a tutti gli effetti, quindi insomma si viene retribuiti per fare questo lavoro. Io l'ho sempre fatto durante tutti gli anni della mia università per vari settori del Politecnico. L'ultimo anno ho intravisto questa cosa della radio, che mi ha stuzzicato, insomma, non sapevo bene per quale motivo, però mi incuriosiva particolarmente. E quindi ho fatto domanda e sono riuscita a entrare, appunto, stavo scrivendo la tesi, ero proprio all'ultimo anno della magistrale, e niente, devo dire che, insomma, Onde Quadre è stata per me l'esperienza che sostanzialmente si può dire ha cambiato la mia vita. Sembra un parolone, però è più o meno andata così, perché io già non ero molto convinta di fare l'architetto nella vita, questo lo devo dire. Però ecco, addentrarmi in questo mondo in questa maniera, veramente a livello professionale, perché è chiaro che è una web radio, è piccola, è studentesca, quindi è un universo, un mondo piccolino, però funziona praticamente a tutti gli effetti come una radio vera. Quindi io ho lavorato per un anno, se non sbaglio, Alessio, con voi. Sì. Ed era, credo, il 2016-17, quindi diciamo 3 anni fa circa. Alla fine di questa esperienza mi sono anche laureata nello stesso momento e mi si è aperto un mondo, e ho deciso di intraprendere questa carriera nella vita vera e non soltanto all'interno dell'università. Quindi mi sono iscritta poi a un master a Milano in comunicazione musicale e sono finita a lavorare a Radio 105, quindi insomma, diciamo, veramente è stato l'inizio di un percorso che per me ha significato tanto. Chiaramente non tutti quelli che entrano in Onde Quadre, anche perché, insomma, voglio dire, tanti fanno degli studi importanti, si spera che vadano avanti, insomma, per la loro via, però ecco, è veramente una maniera per scoprirsi, per capire delle capacità comunicative che uno magari non pensava di avere, e soprattutto c'è anche spazio per tutti. Questa secondo me è una cosa molto bella, perché tanti che invece magari non hanno questa facilità nel comunicare, nell'essere estroversi, sono magari un po' più timidi, possono lavorare in regia, là dietro le quinte, eccetera. Invece chi è un po' più espansivo e chiacchierone, tipo la sottoscritta, infatti adesso mi fermo, possono veramente fare, insomma, speaker, proprio lavoro vero della radio. Mi fermo veramente. Sì, no, grazie Lucilla. Sì, infatti ognuno può sfruttare davvero le proprie velleità, e addirittura ci può essere invece qualcuno che scopre, magari qualcuno che è partito regista, cioè dietro, quindi tra virgolette in silenzio, ma poi probabilmente un po' perché forse gli è piaciuto, un po' perché magari covava dentro di sé il fuoco di passare dall'altra parte, e anche il risultato efficace poi come certo. Speaker, quindi non c'è veramente, cioè lì bisogna veramente dentro se stesso solo capire e comunque valutare l'esperienza. Adesso però sentiamo anche Serena, che cosa ci racconta. Allora, ciao a tutti, innanzitutto io mi chiamo Serena Prano e frequento il secondo anno qui al Politecnico, studio ingegneria gestionale. Ho un'esperienza, diciamo, un pochettino più limitata e recente a Onde Quadre rispetto a Lucilla, insomma sono un po' più, non sono veterana, ecco. Ho iniziato a collaborare con Onde Quadre a partire dall'inizio di questo anno accademico, quindi a ottobre,
E ho iniziato questa esperienza in realtà come volontaria. Prima Alessio ha detto che Onde Quadre ha tutti effetti una collaborazione studentesca e una borsa, quindi si vince questa borsa, bisogna avere dei requisiti e quindi poi si ricevono dei soldi. Io invece non avevo idea che esistessero queste cose, queste collaborazioni, sapevo semplicemente che c'era questa radio. Un giorno mi sono svegliato e ho mandato la mail all'ufficio appunto di Onde Quadre. E mi ha risposto proprio Alessio, mi ricordo, dicendomi che appunto mi ha spiegato che c'erano le collaborazioni e tutto. Essendo un po' in ritardo, io ho deciso di partecipare come volontaria. Per me è stata un'esperienza bellissima che è durata, diciamo, 6 mesi, insomma, ho coperto tutto il primo semestre di quest'anno. Poi, finito questo primo semestre, in realtà avrei vinto la borsa per il semestre successivo, ma ovviamente sappiamo tutti poi come è andata a finire nel mondo, e quindi, insomma, non ho potuto iniziare questo secondo percorso, però insomma spero che Onde Quadre non sia una parentesi, ma che continuerà. E nulla, appunto, ho lavorato a Onde Quadre, ho collaborato a Onde Quadre per il primo semestre, ho condotto un programma che si chiama Fast Food, sicuramente poi ne parleremo, e per me è stata un'esperienza ovviamente divertente, anche perché a Onde Quadre non è che parliamo di ingegneria, non parliamo di matematica, anche perché sarebbero trasmissioni che non mi andrebbe di condurre, di lavorare su, però parliamo di cose in realtà molto più divertenti. È stata quindi divertente, ma soprattutto molto formativa, proprio dal punto di vista personale, perché Onde Quadre mi ha permesso di riscoprire una passione che avevo dimenticato, cioè la passione per la comunicazione, che ho sempre avuto da quando ero molto piccola. Però con lo studio matto e disperatissimo, ogni tanto gli studenti fanno questo errore di dimenticarsi delle proprie passioni. E io mi ero dimenticata di questa mia grande passione, a Onde Quadre l'ho riscoperta, e soprattutto ho scoperto anche che comunque non ero male nella comunicazione, nel parlare, nel pormi alle persone, e quindi diciamo che è stato un grande tesoro per me. E penso che comunque continuerò in qualche modo Onde Quadre, ma anche nel mio futuro penso che non abbandonerò così facilmente i mezzi di comunicazione, insomma, e quindi nonostante appunto la mia laurea, il mio percorso di studi sia abbastanza definito, penso che però ognuno di noi si possa creare una strada parallela, o comunque che in qualche modo si possa incrociare con il percorso di studi. Quindi io in realtà devo molto a Onde Quadre. Grazie, grazie, ma speriamo che tu ci debba ancora qualcosa, Serena, perché ci auguriamo che si possa tornare di nuovo in una forma che è abbastanza, e dal vivo ci si possa vedere, si possa riprendere a fare la radio, e soprattutto a mettere in atto e a realizzare i programmi, che adesso vi racconto rapidamente. Noi chiamiamo programmi, e in gergo si chiamano format. Serena, per esempio, ha già accennato che lei è partita con un programma che si chiama Fast Mood, e noi ne abbiamo numerosi, ce ne sono diversi, e ciascuno di loro, se magari avete guardato il nostro sito, se vorrete guardarlo, vi accorgerete che non sono, diciamo così, generalisti, o perlomeno non nell'accezione di quello che si può ascoltare in una normale radio FM, in quanto proprio adesso non mi voglio addentrare troppo, però la caratteristica proprio della radio web e dell'offerta di una radio web è quella di offrire contenuti, diciamo così, specifici e trattati in maniera, non dico personale, ma personalizzata, in modo che ci sia davvero una caratteristica peculiare e si possa offrire all'ascoltatore un motivo vero per ascoltarli. Perché quello è la cosa che spesso sia io che Monica diciamo ai nostri collaboratori quando magari iniziano a lavorare con noi, è una frase che magari a qualcuno può lì per lì lasciare, può restare un po' perplesso, però sostanzialmente diciamo della radio di intrattenimento, ce n'è già molta, potete ascoltarla su qualsiasi canale collegandovi sull'FM. Noi dobbiamo e vogliamo offrire qualcosa che invece, oltre a quello che non ti aspetti, che ricordiamo sempre il nostro claim famoso, ma soprattutto vogliamo fare in modo che qualcuno ci debba ascoltare per il motivo per il quale ci cerchi e ci ascolti per un motivo preciso, e quindi dobbiamo lavorare mettendo proprio del nostro. Poi, chiaramente, non tutte le trasmissioni, per via degli argomenti che trattano, i vari format, sono così specifici, perché non sarebbero magari anche un po' più barbosi, diciamo, apriamo e chiudiamo parentesi, perché c'è spazio per l'intrattenimento, c'è spazio per usare dei toni e dei modi di rivolgersi al pubblico assolutamente informali. Però tutto quello che noi cerchiamo di dare e di offrire ai nostri ascoltatori è qualcosa che sia
riconoscibile, che ci sia comunque una riconoscibilità della matrice, se vogliamo, politecnica. A noi piace semplicemente magari pensare il fatto che ci siano degli studenti o dei ragazzi di 20, 24 anni, 19, 24 anni che parlano ad altri ragazzi, possibilmente della loro età, con caratteristiche, con programmi che sono ascoltabili da loro. E spesso ci riescono, insomma, lavorandoci spesso ci si riesce, questo è un altro traguardo, insomma, che se non tanto magari per l'enorme successo di pubblico, che non è detto che sempre si possa avere, ma per quello che diceva Serena e che ha detto anche prima Lucilla, per la realizzazione personale, si capisce che uno trova se stesso e il risultato è una conseguenza. Sembrano frasi un po' fatte, ma si può toccare con mano quello che vi dicevo. E tornando ai format, appunto, ne avete già magari qualcuno visto, sentito, ascoltato. Noi parliamo di musica nel senso più magari più vario del significato, di musica emergente magari della scena torinese, perché cerchiamo comunque sempre di rimanere legati al territorio, perché tra le caratteristiche della nostra radio, essendo una radio, una web radio universitaria o web radio, come dice Lucilla, che ha già fatto il salto nel mondo che conta, infatti lo dice nella maniera giusta, noi siamo comunque connessi alla realtà torinese come politecnico e al territorio, diciamo così, torinese, piemontese, quindi ci rivolgiamo prevalentemente a questo tipo di realtà. Musica emergente, quindi sul territorio, come vi dicevo, ma anche eventi di Torino e dintorni, oppure la tecnologia in maniera un po' nerd, ma per divertirsi, anche raccontata in maniera divertente, e pian piano adesso sto arrivando soprattutto al territorio di Lucilla e di Serena, tra poco ci arriviamo. Sono format, esistono dei format dove appunto si racconta qualcosa di se stesso attraverso magari il contenuto della trasmissione stessa, cioè un brano musicale o nel caso di trasmissioni come Track 01, che tra poco esploreremo un po' meglio, attraverso la musica emergente qualcuno mette un po' dei propri gusti e un po' magari che va a scoprire, e c'è un valore umano aggiunto. Ci tengo a sottolineare, prima di parlare di nuovo con Serena e poi con Lucilla, che i contenuti sono realizzati in totale libertà dei componenti, diciamo così, dei vari gruppi di lavoro. Esistiamo sia io che Monica Cavaliere con il ruolo di editori, con i quali si fa un briefing, si stabiliscono delle linee guida, possiamo dire così, ma ogni puntata è realizzata in totale libertà, quindi di spazio per la creatività direi che ce n'è. Insomma, prego, adesso raccontaci un po' qualcosa, Serena, di Fast Mood, e poi lasciamo anche la Lucilla. Allora, sì, il programma che ho condotto questo semestre si chiama Fast Mood ed è un programma a trattazione musicale, tema musica, e si chiama, cioè contiene l'aggettivo fast all'interno del suo nome, del suo titolo, perché è un programma molto veloce, andrà di nuovo in onda 6 giorni di 7. Da lunedì al sabato per 10 minuti. Infatti questo format viene chiamato, cioè questo programma viene chiamato Pillole Musicali, perché appunto consiste nello spiegare in 10 minuti, quindi in maniera abbastanza concisa però effettiva, un genere musicale, un artista. Personalmente, come diceva Alessio, in realtà tutti i programmi sono realizzati autonomamente dagli studenti, e gli studenti cambiano semestre per semestre. Personalmente quest'anno io e il mio team di lavoro, io e gli altri miei 3 compagni carissimi, abbiamo deciso di raccontare ogni giorno un artista. E ogni giornata della settimana aveva una tematica globale, anzi un mood, uno stato d'animo ben preciso. Per esempio il lunedì si chiamava Moon Day, perché il lunedì si sa, siamo tutti un po' lunatici, abbiamo un po' di fatica nel ritornare alla settimana, e quindi il lunedì era dedicato agli artisti, o comunque alle canzoni leggermente moody, un po' lunatici, un po' malinconici, e via discorrendo. È un programma bellissimo, tutte le persone che l'hanno fatto, gli altri colleghi che l'hanno fatto in passato, lo ricordano con dei bellissimi ricordi, perché dire a un giovane di parlare per 10 minuti, anzi per 60 minuti alla settimana, del proprio artista preferito in realtà è la cosa migliore che si possa dire, e quindi è un programma veramente bellissimo. Poi noi non solo siamo speaker, non solo siamo registi, ma raccogliamo noi stessi le informazioni
delle persone di cui parliamo, in questo caso degli artisti di cui parliamo, quindi mi ricordo i giorni prima delle messe in onda, io e i miei compagni ci siamo ascoltati non so quante interviste di cantanti, band, abbiamo letto non so quanti articoli, perché appunto dobbiamo prepararci, e questa è una cosa bella, perché insomma siamo noi autori di un programma, non ce ne sono che ci dà il materiale pronto, ed è questo in realtà il bello. Bene, grazie Lucilla, che ha messo anche lei parecchio del suo nella realizzazione di Track 01, adesso ce lo racconta un pochettino com'è. Addentrati un po'. Sì, esatto. Track 01 è, credo, solo l'altro unico programma musicale che c'è all'interno di Onde Quadre, oltre a Fast Mood. E a differenza di Fast Mood, è improntato sulle interviste fatte agli artisti. Come diceva prima Alessio, con un'attenzione al territorio, perciò si cerca, insomma, di, perlomeno, io comunque parlo di un programma che ho condotto 3 anni fa, perciò chiaramente le persone cambiano, ognuno poi lo adatta un pochino anche alla propria persona, alla propria personalità soprattutto. E comunque noi cercavamo principalmente artisti emergenti torinesi, o se non erano torinesi erano artisti che venivano a Torino per dei concerti, e quindi noi cercavamo di acchiapparli in qualche maniera per fare delle interviste. È un programma molto complesso sicuramente, perché richiede un lavoro di redazione che è uguale sostanzialmente a quello che diceva Serena, quindi una raccolta di informazioni sull'artista, con l'unica differenza che l'artista tu ce l'hai davanti in quel caso, perciò devi veramente sapere, non dico proprio tutto di lui, però essere capace di affrontare diversi argomenti con quella persona, un lavoro di autoraggio, quindi di scrittura del programma, ovviamente il lavoro di speakeraggio, e poi un lavoro di regia. Molto complesso, insomma, c'è parecchio lavoro dietro, e appunto, come abbiamo già detto prima, questa è la bellezza, secondo me, di Onde Quadre, cioè abbiamo sempre avuto, e tuttora i ragazzi hanno un'autonomia nel lavorare che fa veramente capire cosa significa lavorare in radio. Poi è ovvio che in una radio professionale, nazionale, una radio grande, ogni figura, cioè ogni persona ha un ruolo molto più preciso. Nel caso di Onde Quadre i gruppi sono piccoli, sono solo 3 persone, quindi bisogna imparare un po' a fare tutto, però secondo me è una cosa importante imparare a fare diverse cose ed essere anche interscambiabili all'interno dello stesso gruppo. Quindi niente, insomma, Track 01 era questo, interviste a artisti emergenti torinesi o di passaggio a Torino. È un programma che io ho molto amato, ho amato moltissimo condurre, ho amato moltissimo realizzare, nonostante qualche fatica ogni tanto, perché appunto acchiapparli, siamo andati a intervistare artisti anche adesso importanti, all'epoca magari un po' meno, nel dietro le quinte dei loro concerti, quindi cercando proprio di tra un momento e l'altro prenderli mentre erano seduti sul divano e questo genere di cose, perciò insomma sicuramente me lo porto veramente nel cuore, cioè nel senso vero della parola. Sì. Bello, molto interessante. Allora, sentite, vedo che il tempo scorre velocemente, noi abbiamo tantissime cose da dire. Aggiungo, faccio una piccola chiusura e poi passiamo magari a esplorare domande o quello che può essere, insomma, le cose che solitamente i ragazzi quando vengono da noi vogliono poi sapere. Allora, sottolineo un aspetto che avete citato entrambe, è l'autoraggio. Il lavoro di autoraggio è fondamentale, perché più ci si impegna e meno si improvvisa davanti al microfono, e più i risultati si vedono. È un processo che vale un po' per tutte le cose nella vita, se vogliamo. Qualsiasi produzione, che può magari anche sembrare improvvisata, spesso in realtà ha un grosso lavoro alle spalle. Quindi bisogna sicuramente, quando si lavora la preparazione delle nostre trasmissioni, impegnarsi, ma il risultato poi si vedrà dopo, si vedrà sia come soddisfazione vostra, sia come proprio il risultato finale. Vi dico solo ancora un attimo una cosa a proposito delle strutture da cui vi sto parlando, perché io sono collegato dallo studio del lato speaker della radio, dove ci sono 4 postazioni microfoniche, dove ci sono le prese per collegare gli strumenti musicali, già che si può suonare anche qua live direttamente, e dall'altra parte c'è la cabina di regia separata da un vetro, con la regia digitale, con il Mac e tutte le apparecchiature per registrare e post-produrre sia le trasmissioni web radio, sia magari anche uno speakeraggio semplice che può essere fatto. Possiamo realizzare le interviste telefoniche, quindi gli ospiti sono, se non sono in presenza, sono anche collegati, e quindi il prodotto che noi andiamo a realizzare è un prodotto
radiofonico completo, oserei dire, insomma. Quindi adesso cerco di tacere, ma anzi non taccio perché parto subito a raffica, così rispondete anche un pochettino voi, magari Serena per esempio incomincia, con qualcuna delle domande classiche che ci vengono poste molto spesso, del tipo come ci si iscrive, come si fa la borsa Onde Quadre? Oltre a mandarmi una mail, a mandare a ondequadre@polito.it la mail. Sì, diciamo che il modo ufficiale canonico per farlo è partecipando, iscrivendosi ad un bando. Perché fondamentalmente chi lavora a Onde Quadre è un borsista, quindi bisogna vincere la borsa di studio. Ovviamente bisogna avere dei requisiti in termini di crediti, in termini di media globale, e poi ovviamente tutti i partecipanti finiscono in una graduatoria e vengono presi i primi, o comunque insomma i più meritevoli. Comunque non si parla di votazioni altissime o numero di crediti eccessivi, cioè non ci sono dei geni a Onde Quadre, assolutamente. così non ci fa onore, però il significato va capito. No, ma è accessibile, ecco quello che voglio dire. Spiegato un po' male, ma è accessibile. Il bando esce in realtà due volte all'anno, perché il primo bando copre il primo semestre, il secondo bando copre il secondo. Tendenzialmente il primo bando esce d'estate e arriva un'email alle matricole, in cui viene allegato un link che spiega quanti crediti bisogna avere per partecipare, eccetera. Il secondo bando invece normalmente viene pubblicato nel periodo natalizio all'incirca, e ci sono scritte tutte le modalità, quindi in realtà è molto semplice. Bisogna andare poi sul portale della didattica in una sezione che ovviamente viene indicata nell'allegato a questa mail, e bisogna scrivere per quale tipo di collaborazione si intende partecipare. Quindi questo infatti alla fine è come tutte le altre borse, le altre domande per le altre borse, insomma il percorso è identico, però bisogna passare dal diritto allo studio, insomma da tutto il percorso che all'interno del Politecnico poi conduce a quello svolgimento. E per esempio, oppure ci si spesso chiedono quanto dura l'esperienza da noi svolgimento. Ok, tendenzialmente dura tutto il semestre. Quindi appunto sì, i sei mesi, e quindi si va in onda a partire da ottobre fino a febbraio-marzo, e poi il secondo semestre da marzo fino a poi settembre, con la pausa ovviamente ad agosto, perché il Politecnico non richiede di rimanere a Torino per questo. Assolutamente, noi cerchiamo di, diciamo così, abbiamo il lavoro molto, abbiamo standardizzato una procedura di lavoro, tale per cui sappiamo grosso modo quanto ci si può impiegare a lavorare, come ci si può dividere, anche perché bisogna nell'arco di un periodo, di un semestre, lo svolgimento delle ore complessivo deve consentire di realizzare un certo numero di puntate, che sono magari con cadenza a cadenza settimanale, una, due, tre volte ormai, perché abbiamo piccole puntate, e quindi bisogna cercare di far coprire con la borsa l'intero periodo. Quindi noi siamo sicuri, diciamo così, che la borsa può essere svolta in un semestre e si copre quella che può essere una parte di stagione di Onde Quadre. Quindi non c'è pericolo di stare troppo o troppo poco, a meno che non ci si affezioni e si resti come volontario, però si riesce a fare. E poi giustamente dicevamo, cioè, è retribuita, come diceva Lucilla, che non è una cosa da poco. Sì, esatto. Infatti, se mi permetti, adesso volevo aggiungere questo dettaglio, cioè che io credo che la web radio Polito Onde Quadre sia veramente un fiore all'occhiello del Politecnico di Torino, perché mi è capitato di conoscere molti altri ragazzi che lavorano in web radio o hanno lavorato in web radio universitarie. Nessuno di loro è mai stato pagato, perché sono tutte su base volontaria, anche perché non sempre sono le web radio ufficiali dell'Ateneo, invece nel nostro caso lo è, quindi abbiamo anche un ruolo istituzionale importante. Mi ricordo abbiamo partecipato, presentato anche eventi, per esempio la regata sul Po, oppure le giornate dello sport del Politecnico. Noi siamo sempre presenti sul campo, parlo come se ci fosse. No, è un appartenente, non posso che apprezzare. E anche noi, come dicevi tu, rispetto alla struttura, tu adesso ci sei dentro, ho visto delle altre web radio da mani nei capelli, ecco, si può dire. Io mi ricordo, sono riuscita con i miei colleghi di Track 01 a fare dei live, dei concerti live all'interno dello studio con circa sei elementi, quindi è veramente una struttura, un'attrezzatura di un certo livello, ecco, quindi
Perfetto, bene, bene. Io vedo che il tempo, che noi staremmo qua delle ore perché ci stiamo, secondo me ci stiamo divertendo, un po' come quando facciamo le trasmissioni, le facevamo le dirette live, credo stia praticamente volgendo al termine. Noi ci siamo ancora, salutiamo intanto gli amici di Facebook e ricordiamo che possono fare domande ancora scrivendo a ondequadre@pulito.it, così siamo sicuri che rispondiamo, risponderò io o Monica Cavaliere e possiamo esaudire tutti i dubbi che hanno. Io vi ringrazio, mi spiace dover già salutare perché avremo tantissime cose ancora da raccontare e da far vedere qua del Politecnico e soprattutto della nostra radio, quindi ringrazio soprattutto Serena e Lucilla che ci hanno accompagnato in questa. Grazie, grazie a te Alessio, Buona grazie. fortuna, buon lavoro a tutti Grazie voi. mille a tutti. Grazie, grazie. Ciao. Insomma.